Benvenuti a questo appuntamento in San Marco Group. Io sono Alessandro e faccio parte del team di sviluppo di finiture decorative San Marco e vi presenterò il nuovo decorativo Sagredo. Sagredo è una ferratura decorativa per interni, dall'esclusivo effetto super opaco, che permette di risaltare ogni stile di arredamento, dalle venature del legno, alla lucentezza dei metalli, ai riflessi dei marmi o alla matericità della pietra. Le caratteristiche sfaccettature bitonali della superficie creano profondità e richiamano la raffinatezza, l'eleganza e la delicatezza di materiali pregiati, moderni e sempre di tendenza. Sagredo permette di realizzare diversi effetti decorativi, variabili a seconda della tecnica o dello strumento utilizzato per la realizzazione. Dietro di me ci sono tre esempi. L'effetto spatolato realizzato appunto con l'utilizzo e l'impiego di un frattazzo inox. L'effetto cross, realizzato tramite uno strumento zerbino che permette di dare delle sfumature più dinamiche, incrociate, marcate e nette e di giocare anche con più colori. Per poi finire con l'effetto pennellato. L'effetto pennellato è il più semplice in assoluto ed è semplicemente realizzabile a mano unica con l'applicazione a pennello. Fra poco vedremo le fasi per la realizzazione di tutti e tre gli effetti decorativi. Ma prima vorrei entrare in più nel merito del prodotto e presentarvi le caratteristiche tecniche, oltre che gli strumenti disponibili per la scelta della tonalità di tinta. Sagredo è un prodotto acrilico, inodore, esente da formaldeide all'acqua. La sua cremosità lo rende facilmente applicabile. La spatola scivola sulla parete ed è dotato di una elevatissima copertura ed è estremamente rapido in essiccazione. È un prodotto per interni, quindi può essere applicato sugli intonaci nuovi, sugli intonaci vecchi, su vecchie pitture, su rivestimenti organici, su gesso e cartongesso, purché risultino asciutti e ben coesi. Per questo è importante preparare il fondo, come vedremo fra poco. Fra poco vi mostrerò come preparare il fondo. Queste sono le confezioni disponibili, da 1 e da 4 litri. Come vedete, sono presenti due foto esplicative del prodotto e l'etichetta è apribile. All'interno ci sono tutte le indicazioni necessarie all'applicazione, come le caratteristiche tecniche, la resa, i tempi di essiccazione e sono un ottimo promemoria. Ovviamente non poteva mancare la cartella per la selezione delle tinte. È molto pratica l'apertura, quindi abbiamo un'apertura a fisarmonica e all'interno trovate una selezione cromatica in linea con i trend attuali. Tutti i prodotti, tutte le stesure dei prodotti applicati sono al vero, quindi vedremo, quindi ripropongono proprio il prodotto reale, non sono delle fotografie. E questo è molto importante per poter toccare col mano l'effetto setoso e vedere l'opacità reale del prodotto. Gli attrezzi da utilizzare sono tra i più tradizionali, insomma, c'è il frattazzo, la spatola, il pennello e sono elementi che parleremo fra poco quando andremo a toccare e a vedere ogni effetto, l'applicazione di ogni effetto. Come sempre, la fase di preparazione del supporto è fondamentale per ottenere un buon risultato. La superficie deve essere asciutta, l'intonaco sottostante deve essere coeso e uniforme, quindi consigliamo sempre di applicare un fissativo come Hydrofix o come Atomo, fissativo trasparente, micronizzato, inodore, per esterni e per interni. Questo perché permette di uniformare l'assorbimento ed evitare l'effetto sfarinamento sulla muratura. Dopo il fissativo consigliamo di applicare uno strato di Decofund, come abbiamo fatto qui sulla pannellatura. Decofund è un fondo dedicato per i decorativi da applicare a rullo o a pennello. Permette una migliore stesura del prodotto decorativo e è consigliabile diluirlo un 20%-30% con acqua per migliorarne la scorrevolezza. Decofund è bianco, ma è possibile anche tinteggiarlo per avvicinarsi il più possibile alla colorazione della finitura decorativa. Nel nostro caso abbiamo realizzato un pannello bianco per far risaltare ancora di più l'elevata copertura del prodotto. Eccoci arrivati all'effetto cross, quindi al terzo effetto del nostro video di Sagredo.
Qui abbiamo due varianti differenti perché stiamo parlando dell'effetto un po' più fantasioso con il quale possiamo dare un po' libero sfogo alla nostra creatività. Qui abbiamo due differenti esempi di quello che si può realizzare utilizzando la tecnica dell'effetto cross con Sagredo. Qui abbiamo un effetto bicolore, quindi abbiamo utilizzato due colorazioni differenti di Sagredo. Qui invece addirittura abbiamo giocato con tre colorazioni diverse per ottenere una profondità diversa. Ora andremo a realizzare l'effetto bitonale, quindi con queste due tonalità, con queste due colorazioni di verde. Le tinte realizzate in questo pannello sono la M774 e la M770. Ora andremo a vedere quale abbiamo utilizzato per la finitura e quale invece per la mano di fuoco. Per la realizzazione dell'effetto cross in tonalità verde, la prima mano va applicata a frattaggio d'acciaio, quindi a spatola. La tonalità che andremo ad applicare è la M774 e andremo semplicemente ad applicare il prodotto in maniera uniforme, un po' come abbiamo già lavorato quando abbiamo creato l'effetto spatolato. Quindi la prima mano è identica. Prodotto tal quale, mano di Decurfon. Andiamo a coprire tutta la superficie, ovviamente stando attenti a non lasciare delle creste. Una volta steso il prodotto sulla mia superficie e raggiunta la copertura, vado semplicemente a eliminare qualche eccesso di prodotto. In questo modo ottengo una superficie liscia, perfetta per la finitura. Ora che la prima mano si è asciugata correttamente, siamo pronti per andare a realizzare la seconda mano dell'effetto cross con lo zerbino. Lo zerbino è questo strumento con questa puntinatura, con questa trama di plastica, il materiale plastico, che serve per andare a realizzare le striature tipiche dell'effetto cross. In questo caso vado a utilizzare due colorazioni diverse, quindi vado a colorizzare la tinta 774 di fondo, ma anche un'altra tinta più chiara che è la 770. E entrambe le tinte in seconda mano è meglio se le diluiamo leggermente di un 10-20%. In questo modo riusciamo a strisciare meglio, riusciamo a sfumarle di più e l'effetto viene fuori più omogeneo. A questo punto prendo il mio zerbino, metto un po' di prodotto e vado a realizzare le mie striature. Ecco, avendo diluito un po' il prodotto, riesco a sfumare molto e queste striature sono molto irregolari. I movimenti sono orizzontali e verticali. Ecco, avendo diluito un po' il prodotto, riesco a sfumare molto e queste striature sono molto irregolari. I movimenti sono orizzontali e verticali. Ora sto applicando la tinta più chiara, la M770, sul fondo più scuro.
Adesso è sempre possibile aggiungere, come dicevo, colore del fondo, quindi la parte più scura. In questo modo muoviamo ancora la superficie e andiamo magari a ritoccare quelle parti che abbiamo coperto troppo con il colore più chiaro. Quindi possiamo anche andare facilmente a ritoccare, ad aggiungere, a creare più tridimensionalità. Nel frattempo che attendiamo l'asciugatura dell'ultimo effetto cross bitonale, vi ricordo e vi consiglio caldamente di andare a leggere e consultare le schede tecniche dei prodotti in modo tale da ricordarvi bene i tempi di asciugatura, gli attrezzi, le rese dei prodotti e le metodologie applicative. E vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!